all'interno del coordinamento nazionale per il diritto alla salute è quello di verificare se ci sono le condizioni per fare una proposta di legge di iniziativa popolare che abbiamo chiamato la riforma delle controriforme. Il nome sta nel fatto che ci sono. Dopo la legge 833 del 78 sono state fatte altre leggi e tanti altri provvedimenti a riguardo della salute, del diritto alla salute. E alcuni di questi, soprattutto diciamo il 502 del 92, erano delle vere e proprie controriforme. Allora, una legge di iniziativa popolare richiede di avere la legge, scrivere la proposta di legge, presentarla al Parlamento tramite una certa metodologia e corredarla di 50.000 firme certificate, che sicuramente non è una cosa del tutto facile, specie in questo periodo. D'altro canto, il discorso, delle firme certificate è un problema perché occorre, non basta avere la firma, occorre che sia appunto certificata da qualcuno che abbia il potere, di certificazione. E poi una volta fatto questa, quando questa viene presentata in Parlamento, non è detto che venga discussa alla Camera dei Deputati. Purtroppo gli esempi che abbiamo di fronte non sono esempi positivi delle altre proposte di legge che non riguardano almeno la sanità, noi non è che ne abbiamo mai presentate, però poi il Parlamento, se non le discute, nessuno gli può dire niente. Quindi siamo di fronte anche a questa difficoltà di non poco conto. D'altro canto, perché è importante, almeno secondo i ragionamenti che abbiamo fatto, fare una proposta sulla sanità pubblica? Perché abbiamo visto che appunto ci sono state le controriforme, perché ci sono state delle grosse modificazioni, naturalmente in peggio. E quindi conseguentemente è abbastanza anche difficile prendere un provvedimento alla volta, perché evidentemente basta vedere la legge di Forse 833 piano piano ce l'ho fatta. che. Bravo Giovanni, basta vedere la 833 che era comunque una legge, è una legge abbastanza, diciamo così, completa. E quindi intervenire punto per punto è un po' difficile. Ad ogni buon conto, che cos'è che possiamo e vogliamo fare? Uno è quello di fare una prima discussione. Due è quella di stabilire un gruppo di lavoro che verifichi la proposta e la riscriva in maniera migliore e comunque secondo le rilevazioni che sono state fatte o che verranno fatte dalla discussione di stasera e non so, probabilmente anche altre discussioni. Considerando pure i gruppi di lavoro, cioè che cosa è venuto fuori dai gruppi di lavoro che abbiamo fatto. E quindi, diciamo, questo è un po' lo schema. Detto questo, io entrerei un po' nel merito. Diciamo che il lavoro che ho fatto è stato, primo, quello di prendere a riferimento la legge 833 del 78, che evidentemente sono passati un po' di anni, ma
noi l'abbiamo sempre tenuta come una bandiera pur notandone comunque i limiti. E quindi il punto di partenza poteva essere questo, soprattutto per quello che è venuto fuori dopo. Perché subito dopo la proclamazione, la promulgazione della legge, sono cominciati i problemi per la legge stessa e per la popolazione, a partire dai ticket. Per non dire delle critiche che si potevano fare già all'inizio. Io credo che, Antonio, mi sembra che abbia messo sul sito anche la copertina di un numero di Medicina Democratica, per la precisione il numero 14 e 15. Io ce l'ho qui, ma non credo che si possa vedere molto, che era del 1979, aprile 1979, che faceva, cioè la copertina è significativa, perché sulla copertina c'è una pietra tombale con scritto sotto Riforma sanitaria in memoriam, nata nel 1978 e morta nel 1978. Naturalmente in quel periodo eravamo molto di sinistra, oggi non lo diremo più in questi termini, ma il discorso era un po' questo, che quanto era venuto fuori dalle lotte operaie e precedentemente anche dal Comitato di Liberazione Nazionale, poi non ha corrisposto pienamente nella legge di riforma del 78, così come è stata fatta, che come ben sappiamo è stato un compromesso fra i partiti importanti di allora, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Oggi dovremmo dire, insomma, meno male che è venuta fuori una cosa come quella, perché poi abbiamo visto come si è evoluta la condizione del diritto alla salute. Benissimo, noi facevamo con questa rivista, che credo che forse Antonio ha già messo oppure potrà essere messa sul sito, facevamo sostanzialmente due critiche. Una era quella di dire, per fare la proposta, perché questa legge, la legge del 1978, possa essere realizzata, ci volevano, perché credo che ancora allo stato attuale deleghe, cioè disposizioni per la sua messa in opera. E questo sappiamo che cosa vuol dire, 95 deleghe, che in alcuni era stato stabilito entro quanto e in altre nemmeno quello. E quindi questo era il primo discorso. Poi l'altro discorso, che era quello di merito, è il fatto che la legge di riforma sanitaria, pur avendo istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha mantenuto comunque il discorso della sanità privata. È vero che questo, per certi versi, qualcuno potrebbe dire, era inevitabile, perché la Costituzione prevede la possibilità di promuovere iniziative di carattere privato. Basta leggersi quello che dice l'articolo 41. Però comunque si sarebbe potuto benissimo dire che la sanità, l'organizzazione sanitaria doveva essere totalmente pubblica. Questo non è stato detto e, diciamo, ci sono state due corni, se volete. Uno è quello dei medici di medicina generale,
che da subito sono stati convenzionati. E cioè che poi se nella pratica di fatto poi i medici di medicina generale sono medici pubblici, ma teoricamente sono medici convenzionati e quindi questo ci pone dei problemi. Secondo, c'è stato il convenzionamento, cioè sono state riconosciute come servizi e strutture da mettere a disposizione della popolazione, servizi e strutture private, che però dovevano e devono fare l'interesse pubblico. Se andiamo avanti nel tempo, poi vediamo che questa cosa è un poco scaduta. Particolarmente in Lombardia è scaduto anche alla prima questione del medico di medicina generale come medico pubblico, dopo l'ultima grande scoperta, si fa per dire, della regione Lombardia con il discorso dei malati cronici, che di fatto è andato nella direzione di privatizzare ancora più potentemente il sistema con delle cooperative di medici. Però, diciamo, questo io lo ricordo come introduzione. Allora, arriviamo quindi al discorso di che cos'è che abbiamo pensato di fare. Se, anche se non si può ancora che sottolineare le difficoltà e la fatica che dobbiamo fare, e lo possiamo fare se effettivamente tutte le associazioni, i movimenti, i sindacati che si riferiscono al coordinamento nazionale si mettono a lavorare alacremente, e cioè quello della raccolta delle firme, però dobbiamo avere un testo, e questo testo non può avere solo la funzione di avere un testo da presentare per la raccolta delle firme, ma c'è anche la funzione di relazionarsi e di discutere di più fra i vari movimenti e associazioni e sindacati, in modo tale da cercare di avere una maggiore omogeneità e quindi una maggiore forza. Ecco, quindi diciamo questo, se volete, è l'introduzione. Entrando nel merito, dico quali sono i punti fondamentali di modifica che comunque sono stati evidenziati nella proposta di legge, che evidentemente è un sistema, come dicevo prima, piuttosto complesso. Forse, lo metto ovviamente in discussione, si potrebbe pensare anche ad una legge più celere di alcuni punti specifici, ma che possono essere più stringati e più ridotti, anche se però evidentemente questo si perderebbe lo scopo fondamentale, che è quello di avere un complesso organico di attuazione del diritto alla salute. Allora, noi abbiamo fatto, da quando ci troviamo come coordinamento, abbiamo fatto tante discussioni e credo che abbiamo, non credo, è avvenuto che ci sono state delle critiche pesanti, non solo nei confronti dell'attuazione pratica di questo periodo di applicazione del diritto alla salute o di non applicazione del diritto alla salute, ma anche dei concetti che ci stanno dietro. Per esempio, abbiamo pesantemente criticato il discorso aziendale, no? L'azienda, che non c'era nella legge 833, è venuta fuori con il 502, con De Lorenzo, e è stata definita non più unità sanitaria locale, che era il nome originario dell'833, ma anche del Comitato di Liberazione Nazionale, ma è divenuta azienda sanitaria locale.
e poi quindi anche gli ospedali sono diventati aziende ospedaliere, con l'eccezione della Lombardia, perché la Lombardia vuole essere la prima della classe e quindi ha cambiato anche questi nomi. Al di là di questo, abbiamo detto ci sono delle cose che dobbiamo eliminare e quindi la prima cosa è quella di azienda, cioè il concetto di azienda come l'abbiamo inteso, no? È un concetto che poi denota un discorso di carattere commerciale. Magari non è così teoricamente, ma nella pratica è questo, cioè c'hai una concezione diversa. Noi volevamo un istituto di riforma sanitaria e pensavamo che fosse così assolutamente pubblico e in mano, se volete, della popolazione, e invece abbiamo avuto un'azienda con retta da un direttore generale. Naturalmente che poi si è anche modificata nel tempo, perché sono diventate sempre meno le aziende sanitarie locali e i direttori generali sono sempre diventati più potenti. Se a questo ci aggiungiamo il discorso dei DRG, sul quale dobbiamo fare una riflessione particolare, e quello della libera professione intramenia, abbiamo il quadro, cioè che quello che ci sta dietro questa concezione, come è venuta fuori dal decreto legislativo 502, nonostante le modifiche che sono state fatte col decreto legislativo 299 del 99, denominato anche decreto Bindi, non hanno modificato l'impianto. Diciamo, la riforma sanitaria è una riforma che la sanità è un'organizzazione, non dico più riforma, è un'organizzazione che ha degli elementi importanti di carattere capitalistico, privatistico e dirigistico, che non legata ai principi fondamentali generali che erano e sono tuttora contenuti negli articoli, oltre che davanti l'articolo 32 della Costituzione, negli articoli 1 e 2 della legge 833, che sono stati, sono stati rimarcati, fra parentesi, anche nel decreto legislativo 229 del 99. Naturalmente in teoria, perché poi la pratica è stata ed è abbastanza diversa. Quindi, diciamo, c'è un primo discorso che è stato fatto di fare delle modifiche che andassero nella direzione di eliminare il concetto e la parola azienda, di togliere il direttore generale, e qui naturalmente c'è anche un problema perché, l'833 prevedeva il comitato di gestione col presidente del comitato di gestione. Prevedeva altresì delle USLA limitate nello spazio e prevedeva un grande apporto da parte dei comuni del territorio che veniva preso in considerazione, e quindi aveva una certa condizione. Con la 502 questa condizione è cambiata e quindi c'è stata l'azienda, c'è stato il direttore generale, ci sono stati DRG, c'è stata la libera professione, c'è stato il convenzionamento con il privato, che per la verità questo era già compreso dopo la legge del 1978.
E quindi il tentativo che io ho cercato di fare, e poi voi lo giudicherete leggendo la proposta che ho cercato di scrivere, cioè le modifiche che ho cercato di fare, è stato quello di togliere le cose di carattere privatistico e commercialistico, se posso dire così. Evidentemente è da giudicare se questo è, primo, se sono riuscito effettivamente a scrivere così, quali modifiche devono essere fatte per essere più chiaro, e la seconda cosa è stata anche quella di mettere il pubblico sopra, assolutamente sopra il privato. C'è un discorso che lo pongo in discussione. D'altro canto, oggi non posso eliminare da un giorno all'altro il convenzionamento, perché penso che questo porterebbe un disastro, perché evidentemente il pubblico non è in grado di fare tutto, però nel tempo lo può fare, può acquisire, può fare altre strutture pubbliche, può acquisire il privato e farlo diventare, almeno in parte, e farlo diventare pubblico. Mi viene in mente una lotta che ha fatto il Consiglio dei Delegati del San Raffaele di Milano, che è, come ben tutti sanno, una struttura assolutamente privata, che c'è stato un momento di questa lotta in cui questa proposta è venuta fuori. Chiediamo che il San Raffaele divenga una struttura pubblica. Naturalmente questo non è avvenuto, e comunque non è una cosa facile da far avvenire, ma non è impossibile. Ecco. E poi, diciamo, l'altro discorso di carattere fondamentale è quello dei servizi territoriali, cioè di una cosa di cui tutti si sono accorti con il discorso del Covid, e cioè del fatto che non si può andare avanti con un discorso sempre più, come dire, sempre più di carattere privatistico. È necessario arrivare ad un punto in cui quindi privatistico nel senso allargare sempre, fare grandissimi ospedali, fare grandi ASL, no? Ma occorre essere più vicini al territorio, non mettere al centro l'ospedale, ma mettere al centro i servizi territoriali, i servizi di medicina generale, i servizi di prevenzione. E anche questa è una parola magica che è venuta fuori nel periodo delle lotte operaie 68-72 e che è passata anche all'interno della riforma sanitaria, ma che poi si è col tempo molto e abbastanza disgregata. E quindi evidentemente si vuole rimettere al centro i servizi territoriali con i dipartimenti, particolarmente il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento, si chiamava una volta Materno-Infantile, cioè quello che aveva al suo interno i consultori, dove appunto si era dato adito alla costruzione della medicina di genere. Oggi sicuramente è messa molto in discussione. E poi naturalmente c'era il Dipartimento di Salute Mentale, un altro dei dipartimenti e delle strutture molto ma molto in crisi. E quindi, diciamo, questi sono i nodi che io ho cercato di affrontare e di modificare cambiando alcune cose della legge 833, perché poi, e quindi conseguentemente abrogando
il contrario del quello che è venuto fuori in contrasto. In effetti l'ultima nota, l'ultimo articolo della legge dice: tutto ciò che è in disaccordo con quanto con gli articoli così come sono stati scritti sono oggetto di abrogazione, vengono eliminati, no? E quindi questo, diciamo, il discorso che è venuto fuori è quindi una questione di carattere generale che abroga, chiamiamola così, il discorso di commercializzazione che è nato col 502, un discorso più preciso di salute vicino alla popolazione, ovvero di salute nel territorio, e dentro questo c'è qualcosa di assolutamente fondamentale, che è la questione della partecipazione dei cittadini, cosa che era prevista dalla legge di riforma sanitaria. Per la verità è previsto anche nel 229, però cioè sono quelle cose che sono messe dentro, ma poi con il discorso che c'hai già in partenza che non verranno attuate, no? Allora la questione fondamentale è un'altra delle questioni fondamentali, è quello della partecipazione e come si è in grado di fare in modo che ci sia una risposta e un'organizzazione di controllo dal basso. E quindi io ho cercato di affrontare, facendo alcune modifiche, anche questo tipo di problema. Bisogna vedere se poi sono riuscito a farlo, come fare per farlo, perché scopro dei limiti, come fare in modo che questo avvenga. Per la verità, sempre questo numero famoso del 79 di Medicina Democratica contiene un capitolo che è intitolato Il sindacato e la riforma, in cui c'è un documento approvato da CGIL e CISL-UIL il 5, 6, 7 febbraio, sempre del 79. Personalmente ci ho pure partecipato, purtroppo sono vecchio, e questo è stato una cosa fondamentale, perché il sindacato, che a quei tempi sembrava proprio un sindacato, diceva che occorre una grande, per attuare la riforma sanitaria, occorre la partecipazione, occorre l'organizzazione della partecipazione e occorre una grande mobilitazione popolare e di massa. Forse questo è difficile tradurlo in legge, è una cosa che deve essere evidentemente promossa. Dico ancora un paio di cose, magari, se volete, che sono venute fuori nel tempo e che ci hanno convinto a chiedere che vengano cambiate. Una riguarda l'INAIL, l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, che tutti sappiamo bene cos'è, no? Il quale c'è una storia lunga, 1935 è stato istituito, erano le vecchie assicurazioni padronali che sono state, col fascismo, sono state pubblicizzate. Infatti quando è stato istituito si chiamava INFAIL, Istituto Nazionale Fascista Assicurazioni Infortuni sul Lavoro. E questo è nella legge 833 c'è un articolo che diceva che il riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali avrebbe dovuto passare sotto la direzione delle unità sanitarie locali. Entro un anno, che cosa è successo? Che entro un anno non è cambiato niente, ma poi dopo 10 anni, 1988, c'è stata una legge finanziaria
per la precisione numero 67, che ha stabilito che invece l'INAIL doveva avere di nuovo la potestà sul riconoscimento delle malattie e degli infortuni sul lavoro. E quindi questo credo che sia venuto fuori, specialmente da tutti quelli che hanno fatto e che continuano a fare le lotte sulla questione dell'amianto, ma anche sull'ambiente di lavoro in generale, che l'INAIL è un, per dire una battuta che magari non è precisa, ma che è quella di dire è un istituto per non riconoscere, piuttosto che un istituto per riconoscere. Cioè la mentalità è quella di un'assicurazione. E quindi il discorso è recuperare il problema e rimettere di nuovo gli infortuni e le malattie professionali all'interno delle unità sanitarie locali. Un'altra questione è quella dei livelli essenziali di assistenza. Io ho cercato di... ho cercato di modificare tutto ciò che andava verso una regionalizzazione stretta, cioè più potere alle regioni, invece facendo un discorso più potere allo Stato piuttosto che alle regioni, perché si è visto quello che è successo nella pratica, che ogni regione è diventata per la sanità un piccolo Stato che agisce in modo particolare diverso dagli altri, e quindi questo diverso dalle altre regioni, e quindi questo è possibile modificarlo radicalmente occupandosi dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza, e quindi modificando questi livelli essenziali che peraltro esistono, che devono dare, che devono essere uguali dall'Alto Adige fino alla Sicilia. Quindi questo era un'altra cosa. Dico ancora un'altra cosa specifica sulle residenze sanitarie assistenziali, di cui abbiamo fatto pure un gruppo di lavoro, ma che abbiamo visto il disastro per i morti che sono stati a causa del Covid, o meglio a causa della mancanza di interventi da parte dell'istituzione e delle stesse residenze, e quindi che le residenze sanitarie assistenziali intanto le abbiamo collocate in un ambito maggiore, quindi di risposta ai bisogni delle persone malate croniche non autosufficienti, a partire da un discorso di carattere di servizio domiciliare, per poi arrivare anche alle RSA che abbiamo detto devono essere, nella proposta di legge, che devono essere oltre che pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi non società per azioni, non private. Ecco, diciamo, queste sono le cose principali, e quindi adesso io mi taccio per sentire che ne pensate. Allora, ad Antonio. Chi vuole appunto intervenire lo scriva in chat, almeno vediamo come appunto come definire i vari interventi. Al momento non c'è nessuno. Non so, al limite potrei magari incominciare a dire io qualcosa. Allora, io intanto chiaramente ringrazio Fulvio per questa prima, anzi due, ha fatto già due valutazioni della 833. Credo che sia comunque importante
appunto avere un punto di partenza che assolutamente può essere anche questo. Ciò che voglio aggiungere io è questo, è che comunque appunto date un po' anche le difficoltà senza dubbio anche organizzative dovute al fatto che bisognerà poi comunque appunto fare tutti i passaggi burocratici, per cui la raccolta delle firme autenticate che chiaramente ci dovrà vedere impegnati anche dal punto di vista organizzativo e non sarà certo semplice. Io credo che questa cosa non possa chiaramente essere conclusa nel giro di brevissimo, anche perché tutti gli aspetti hanno bisogno effettivamente di maggiori approfondimenti. In particolar modo, appunto, ne accennava già prima Fulvio, tutto quello che riguarda anche la parte relativa al finanziamento e al rimborso appunto delle prestazioni. Considerando tra l'altro che attualmente si stanno muovendo anche altre realtà. Per quanto mi riguarda, io riporto qui ancora diciamo così, il fatto che comunque anche la stessa CGIL, come funzione pubblica, si sta mobilitando per richiedere delle modificazioni, appunto, a tutta la normativa, sia organizzativa che anche strutturale del sistema sanitario. Questa cosa qui dovrebbe essere, tra l'altro, presentata pubblicamente dalla CGIL il 3 di ottobre, per cui io credo che, è ovvio, noi dobbiamo fare una nostra valutazione, però penso che non possiamo, diciamo così, non leggere quello che sta accadendo anche vicino a noi, perché io penso che poi alla fine, se c'è una volontà comune di modificare qualcosa, bisogna in ogni caso cercare di almeno tessere, diciamo, dei collegamenti, almeno sugli elementi che possono essere interessanti e senza dubbio essere considerati in maniera positiva da parte di tutti. Da questo punto di vista, appunto, la CGIL so che sta, almeno in questa loro idea, hanno riportato a galla la questione dei medicina generale, e l'intendimento è quello di riportarli tutti all'interno della realtà del Servizio Sanitario Nazionale, per cui come pubblico. Ecco, io penso che questo sia, ad esempio, un argomento sul quale dovremmo approfondire e capire anche noi cosa vogliamo proporre e in che termini. Dicevo, l'altra cosa importante è comunque quella relativa al finanziamento, perché uno dei nodi fondamentali della 502, che ha poi modificato sostanzialmente tutto il sistema, è senza dubbio la centralizzazione, per cui il fatto di aver tolto di mezzo la possibilità pratica di una partecipazione reale da parte dei cittadini, perché ha poi fatto nascere il direttore generale, figura monocratica fin dall'inizio, ma anche l'applicazione dei DRG, per cui del pagamento prestazione, che comunque adesso viene messo di fatto in discussione da parte di quasi tutti. La questione è però capire come si esce da questa cosa, perché è ovvio che il pagamento prestazione è stato l'elemento di base che poi ha portato alla mercificazione totale e appunto alla possibilità di arrivare alla sanità attuale, che poi insomma, ha fatto vedere i suoi limiti da noi già ben conosciuti, diciamo, ma che sono stati posti poi all'evidenza di tutti.
appunto è stata data da questa emergenza Covid, per cui il fatto che il territorio, comunque la sanità di comunità sia stata totalmente distrutta, appunto perché era difficile farla rientrare all'interno di questi canoni. Ecco, io credo che questi aspetti non possono essere, diciamo, superati così, facilmente. Bisogna proprio, diciamo, approfondirli e studiarli in maniera più attenta. Per cui io direi che possiamo senza dubbio partire dal lavoro che ha incominciato Fulvio, cercando di verificare appunto questi aspetti effettivamente molto più complessi, che comunque anche questi sono una delle parti, perché poi purtroppo con la modifica della Costituzione, con il cambio del titolo quinto della Costituzione, per cui di fatto la regionalizzazione a livello regionale, queste cose sono ulteriormente complicate perché poi di fatto ogni regione ha potuto fare o modificare piccole cose che comunque devono poi essere riviste e messe tutte, diciamo, sul tavolo per fare una valutazione, una modifica generale. Niente, io mi fermo qui al limite, poi vediamo come andare avanti. Ho Alberto Giorgi in lista, prego. Sì. Parto dalla questione della regionalizzazione, no? Le elezioni che abbiamo appena superato ci consegnano dei governatori forti, no? Dei governatori forti, sempre più forti, di destra e di centro-sinistra, personalità, come dire, esorbitanti. E questo crea un problema perché la divisione forte poi era fra le regioni ricche del nord e le regioni povere del sud. Adesso la frantumazione tenderà ad aumentare, no? Questi governatori dovranno pur motivare il loro esserci, no? La sanità è una questione per loro centrale, per cui la legge nazionale di iniziativa popolare diventa in questo momento, secondo me, teoricamente essenziale, no? Perché corriamo il rischio appunto di perderci in mille rivoli diversi, ognuno giustificato secondo i propri criteri, e invece noi abbiamo bisogno di una legge nazionale, no? Per cui alla fine anche la complessità di questa legge nazionale, io me ne sono letta, sono 64 articoli, ho fatto fatica un po' ad arrivare in fondo. Però la complessità c'è tutta, se si parla del servizio veterinario, no? Della sanità dei cibi, ovviamente della salute e della prevenzione post-lavoro, ma anche la medicina scolastica, oltre la sanità di genere. Quindi, oltre alla questione dell'ambiente, no? L'inquinamento, a questo punto mi piacerebbe aggiungere la questione del 5G, per esempio, no? Quando si parla di inquinamento dell'aria, si pensa sempre alle parti sottili, ma in realtà poi c'è anche un inquinamento elettromagnetico di cui da tenere d'occhio, no? Perché le conseguenze poi sulla salute ancora non le conosciamo. L'innovazione è molto più veloce delle garanzie. Allora, quindi di una legge nazionale abbiamo bisogno, anche della complessità abbiamo bisogno utopicamente da affrontare, perché semplificazioni ne abbiamo, come dire, talmente una diffusione notevole, no? Basta pensare alla questione del referendum costituzionale, no? Che è una semplificazione. Per cui abbiamo problemi enormi e questi problemi enormi si evita di affrontarli nel loro insieme, spezzettando parti che poi alla fine non riescono a trovare una sintesi globale, no? Beh, è compito nostro forse cominciare a dire che il
i problemi sono globali, no? Sono generali, e poi chi vuol semplificare semplifichi, ma non si può non partire da una visione generale di salute, appunto. Mi è piaciuto molto le motivazioni che Aurora ha portato, perché spiegano molte cose, no? Il no al direttore generale, tutto. Ha dimenticato la questione della sanità integrativa nella sua elencazione. Credo che sia importante la questione delle agevolazioni fiscali che la sanità integrativa purtroppo sta avendo, perché stanno, come dire, sono l'elemento che causano in questo momento l'assenza di CGL e CISL, no? Che hanno fatto un altro percorso, che non è quello della sanità pubblica. E credo che questa sia una questione centrale, no? Da portare a discussione anche sindacale. Mi è piaciuto il fatto che le dimensioni delle ASL sono ridotte, lì si parla, mi pare, da 50.000 a 200.000 abitanti, perché in effetti anche in Toscana c'è stato un accentramento profondo e la salute si è allontanata dai cittadini, ma il problema è che si è allontanata anche dalle organizzazioni sindacali, no? Le camere del lavoro territoriali sono suddivise ancora per province, no? E un tempo il responsabile della camera del lavoro, quello si chiamava segretario generale, andava dal dirigente dell'ASL, che era in genere probabilmente provinciale, e faceva le sue richieste, no? Di organico, di strutture. Adesso che praticamente il responsabile della sanità, dell'azienda sanitaria è un manager che dipende essenzialmente totalmente dall'assessore regionale. Quando gli si va a chiedere gli organici, dice: oh, ma se me li date voi gli organici, io li prendo volentieri. Ecco. Cioè il livello politico di discussione e di contrattazione, anche sindacale, su organici e strutture, è stato tolto alle Camere del Lavoro provinciale, e di questo il sindacato o non si è accorto, o è stato zitto. È un'esautorazione poi alla fine del sindacato territoriale, l'allontanamento ma anche l'esautorazione dei sindaci, che anche loro non hanno detto nulla. I sindaci si sono trovati totalmente sprovveduti, diciamo così, nell'affrontare tematiche che sono sotto il loro diretto, la loro diretta responsabilità. Alcune questioni, il distretto, ho visto che il distretto contiene le casse della salute, no? Il distretto almeno 60.000 persone, il distretto diventa poi alla fine l'elemento centrale. Ho visto che le convenzioni dovrebbero avere uno schema nazionale, questo toglierebbe un po' di potere alle regioni. L'RSA, io faccio parte del gruppo RSA, e la proposta che è venuta fuori dal gruppo è molto più ampia di quella contenuta nella proposta di legge. Forse appunto è mancata una comunicazione. Finisco dicendo che nel 78 quella legge lì, la 833, fu un prodotto di mobilitazione, non fu regalata da nessuno. Anzi, fu una mediazione un po', come si diceva, un po' ridotta, no? Però alla base c'erano fortissime mobilitazioni. Adesso mobilitazioni non ce n'è e vanno create, per cui la proposta di iniziativa nazionale il 7 novembre con iniziative regionali il 24-11 diventa fondamentale. Il tempo stringe ed è necessario far sì che nei territori e poi quindi anche a livello nazionale si esca fuori, perché senza mobilitazione poi alla fine tutto diventa talmente astratto e generico che secondo me non produce risultati. L'ultima questione, ho visto che nella gestione delle USL c'è un'assemblea generale, no? Al posto del direttore generale. Vorrei avere appunto delle precisazioni su questa assemblea generale. Da chi è composta, perché è l'elemento poi alla fine centrale, no? Anche legata all'efficienza, cioè alla corrispondenza ai bisogni della popolazione. Il pubblico non deve essere il pubblico
che abbiamo conosciuto ai livelli dei tempi di Scino, diciamo così, deve essere un pubblico diverso, no? Veramente pubblico, ma pubblico nel senso di come dire, responsabilità collettiva. E questa assemblea generale, secondo me, diventa un elemento centrale, no? Chi vi partecipa, chi rappresenta e così via. Ecco, mi fermo qui. Grazie. Allora, adesso ho in lista Loretta, prego. E Antonio? Sì? Antonio? Sì? Dopo vorrei intervenire, ma sono sul... cioè, siamo dislocati, Fulvio e io. E io non posso andare sulla chat perché... Ok, va bene. Per cui, dopo Loretta, allora scrivo te. Grazie. Va bene. Loretta, prego. Grazie. Io mi sono segnata un po' di punti, spero di non prendere troppo tempo, per cui cerco di intervenire solo su alcuni. Allora, c'è l'articolo 12 dove è stato funzioni delegate alle regioni. Premetto che io faccio parte del comitato contro l'autonomia differenziata, quindi sono assolutamente contro l'autonomia differenziata, però qua funzioni delegate alle regioni, ho visto che Fulvio e gli altri che ci hanno lavorato hanno messo tutto in giallo, quindi ci sono queste competenze, funzioni amministrative che concernono la profilassi delle malattie infettive, eccetera, eccetera, che non dovrebbero essere più delle regioni. Secondo me queste sono delle attività di tipo amministrativo di controllo che molto, molto particolari e poi vengono organizzate un po' anche capillarmente. Io credo che potrebbero essere lasciate alle regioni purché si facciano delle linee guida che dicono quali sono le linee, i criteri essenziali che devono essere presenti, che bisogna rispettare per fare vigilanza su questi aspetti. Poi la questione dei servizi veterinari, che non è stata toccata, e invece penso che sui servizi veterinari bisognerebbe intervenire, perché molta parte della prevenzione passa attraverso i servizi veterinari e sappiamo che il livello in cui sono tenuti, mantenuti gli allevamenti, sono dei livelli che non sono, che quasi sempre non sono accettabili, portano malattie e se non le hanno ancora portate le potrebbero portare, e quindi qui bisognerebbe intervenire. Però apro una parentesi, mi sembra di aver capito che non si vuole toccare troppo, cioè si vogliono toccare i punti essenziali per tipo l'aziendalizzazione, per tornare a quella che era l'essenza dell'83-78, per evitare di mettere troppa carne al fuoco che potrebbe poi influire sulla possibilità di farla passare. Comunque, intanto io questo punto qua lo dico. La questione poi degli ospedali, requisiti, articolo 17, requisiti della struttura interna degli ospedali, dove si dice 6 posti letto per 1000 abitanti. Secondo me questi 6 posti letto per 1000 abitanti sono eccessivi. E è vero che noi siamo passati a 3,4, o non so, che sono effettivamente più bassi, sono forse troppo pochi, però sono state fatte bene o male degli interventi, ci sono stati fatti dei cambiamenti nella pratica medica, nella pratica della gestione clinica, per cui molti letti sono, molte attività oggi si fanno in degli hospital, in dei surgery, in ambulatorio, e poi la diminuzione dei posti letti doveva essere accompagnata dalla realizzazione, cosa che invece non è avvenuta, sicuramente non è avvenuta in alcune regioni, doveva essere accompagnata da un'organizzazione territoriale che prevedesse l'assistenza domiciliare
e l'affrontare le cure, le prime cure, non nell'ospedale ma nel territorio. Quindi se noi consideriamo che poi puntiamo tantissimo al territorio e considerando i cambiamenti che ci sono stati nella gestione clinica, 6 posti letto ogni 1000 abitanti mi sembrano un po' troppi. Andando avanti c'è poi quello che viene chiamato articolo 3-5, funzioni e risorse del distretto, dove si dice che trovano collocazione funzionale nel distretto l'articolazione organizzativa del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona. Allora, se si parla di... Io non sono molto sicura che vada bene mettere nel distretto le articolazioni del Dipartimento di Salute Mentale e di Prevenzione, a meno che non ci si riferisca in particolare ai servizi alla persona, tipo le vaccinazioni, va benissimo che siano nel distretto, ma quando si parla del controllo degli alimenti, che richiede anche una certa professionalità da parte dei tecnici, la funzione dovrebbe essere centralizzata all'interno di quello che di solito è il servizio di igiene pubblica. Questo per dire alcune delle funzioni. E oppure il Dipartimento di Salute Mentale, che richiede l'approccio al paziente, alla persona, richiede che ci siano degli spazi di un certo tipo, che ci sia un certo tipo di accoglienza, che richiede anche un'equipe di professionisti, di operatori, e non si possono avere in ogni distretto, ma anche in questo caso dovrebbero essere più centralizzati nel Dipartimento di Salute Mentale, e anche perché è previsto che le USL da grosse che sono diventate vengano di nuovo ridimensionate. E poi sull'organizzazione dei servizi di prevenzione, l'articolo 21. Allora, qui secondo me ci vorrebbero delle linee guida che indichino quali sono i criteri attraverso i quali organizzare i servizi di prevenzione, che sono sostanzialmente i servizi di igiene pubblica, i servizi di tutela del lavoro. Poi c'è il servizio di tutela dell'ambiente, che è tutto un discorso a parte, e lì bisognerà riprendere un discorso di coordinamento con il Ministero dell'Ambiente. Non si può andare avanti con due settori così separati per quanto riguarda l'ambiente. E allora, tornando invece ai servizi di prevenzione, quando abbiamo fatto i servizi di prevenzione in Lombardia, c'è stata una legge regionale, sono stati organizzati molto bene, ci si è lavorato tantissimo e si sono anche avuti dei risultati. Purtroppo adesso non sono stati ridimensionati, sono l'ombra di quello che erano, ma in alcune regioni proprio, soprattutto al centro-sud, non sono stati neanche organizzati. Quindi qui il timore è che, di nuovo, nel momento in cui si riuscisse a riportare l'interesse sulla prevenzione, c'è il rischio che questi servizi non vengano davvero ben organizzati. E quindi in questo caso è necessario che ci siano dei criteri, delle linee guida vincolanti, perché in tutte le regioni vengono effettivamente realizzati. E poi, ecco, c'è questo punto, probabilmente qui sono in disaccordo con molti, dove si parla dell'istituzione dell'unità operativa per la salute nella scuola. Allora, noi tanti anni fa, quando sono nati i servizi di igiene pubblica, abbiamo abolito il servizio di medicina scolastica, che effettivamente non è che facesse un granché,
E però c'era un servizio di igiene pubblica che attraverso alcune delle sue branche interveniva negli edifici scolastici, nelle scuole e seguiva i bambini, i ragazzi, oltre che nel distretto attraverso le vaccinazioni, rispondendo a varie funzioni che sono necessarie per questa età. C'è il discorso del pediatra. Allora, la soluzione, a mio parere, sarebbe che non avere un medico scolastico per le scuole, ma avere invece un'unità operativa o una struttura in particolare all'interno del servizio di igiene pubblica che si occupa della prevenzione nelle scuole, e poi dovrebbe esserci uno stretto contatto, coordinamento col pediatra di base. E qui si arriva al discorso che faceva prima Fulvio, che i pediatri, i medici di base sono convenzionati, mentre invece in un'ottica che tenga conto complessivamente degli aspetti di prevenzione e di assistenza, il pediatra dovrebbe essere parte integrante di chi si occupa di questa fascia di età, di chi si occupa dell'assistenza, e quindi essere dipendente, cosa che vedo molto difficile, anche se sia la cosa giusta da fare. E se non sarà proprio possibile poterlo fare, trovare comunque dei modi perché questo il pediatra sia più inserito all'interno delle equip che si occupano di questa fascia d'età. L'ultimo, sto arrivando alla fine, la questione delle istituzioni sanitarie private. E non so se sono io che non l'ho visto, ma mi chiedevo, è chiaro che non si possono eliminare dall'oggi al domani, però fare un discorso di vigilanza, controllo, di accreditamento molto stringente, in modo tale che un po' alla volta si riesca a riportare un po' di queste istituzioni nel pubblico, anche se mi rendo conto che in regioni come la Lombardia, dove ormai sono delle multinazionali, questo discorso qua è parecchio difficile, però riuscire a fare controlli e vigilanza serie probabilmente farebbero trovare parecchie magagne all'interno di queste strutture. Insomma, questo è un po' un punto di domanda. E poi una domanda, pur tenendo conto che probabilmente non si vuole toccare, intervenire troppo, anche per evitare che poi non passi niente, ma bisognerebbe fare un discorso anche per gli ospedali, perché gli ospedali sono organizzati ancora in un modo molto vecchio che non corrisponde più a quelle che sono le esigenze della medicina oggi, dell'assistenza sanitaria oggi, e quindi affrontare il discorso di una ristrutturazione, organizzazione, ristrutturazione degli ospedali per livelli di intensità, che significa non ci sono più le divisioni, le unità operative, eccetera. Certamente si vanno a toccare livelli di potere, però tra l'altro è anche un modo per ottimizzare l'utilizzo del personale. E poi un discorso che mi sembra che non c'è, o forse è implicito, è quello della continuità, dell'integrazione, di come riuscire ad attuare l'integrazione tra ospedale e territorio, che si è quasi persa quasi dappertutto, addirittura in alcuni posti il territorio, i presidi territoriali sono stati portati addirittura all'interno dell'ospedale. Quindi bisognerebbe riuscire a costruire anche questo, però questo significa intervenire molto, manomettere molto, e io non so se questo rispetto al risultato intermedio che vogliamo ottenere, che comunque già se lo ottenessimo sarebbe già altissimo, se questo può essere conveniente. Basta, ho finito.
Grazie. Allora, a questo punto do la parola a Elisabeth, prego. Aspetta, la telecamera, vediamo. Oh, ok. Siamo. Sì. Allora, una prima cosa che mi viene da dire è che noi siamo partiti con tutta questa mole di lavoro su una grande onda di necessità, entusiasmo e volontà. E quindi all'interno di questa propulsione è venuta fuori l'esigenza di una proposta di legge di iniziativa popolare per avere anche sul piano normativo dei cambiamenti che potessero anche solidificare il movimento di lotta. Credo che questo era la nostra intenzione. E poi, guardando il lavoro che ha fatto Fulvio, leggendolo, io ho avuto più come la ricaduta del peso, insomma, anche di questa iniziativa. Per cui la prima cosa che voglio dire, due cose in premessa. Uno è che è assolutamente necessario, per continuare a lavorarci, che si costituisca un gruppo e che questo gruppo abbia all'interno le varie competenze, perché anche dall'intervento di Loretta precedente si entrava già nel merito dei nodi, dei problemi, dei pro e dei contro. Quindi la prima cosa è la necessità che ci sia un gruppo di lavoro con le varie visioni. La seconda cosa che mi sembrerebbe utile è che, diciamo, ci rifacciamo un po' una nostra visione, un nostro quadro dentro il quale vogliamo inserire i vari temi e quindi il nostro pensiero sulla salute e sulla sanità. Quindi che ci sia appunto ribadito il fatto dell'universalismo, il fatto dell'unità, dell'accesso alle cure e la dignità delle persone e i diritti su tutto il territorio, il fatto che ci sia appunto questo freno al privato con il no all'azienda, no a delle attività, a delle cose che vanno in competizione per accaparrarsi il mercato, il fatto che venga contemplato sia gli aspetti di salute collettiva con gli aspetti di salute individuali e all'interno della salute individuale, diciamo, lo spazio per i vari soggetti, come possono essere i lavoratori, le donne, i bambini, gli anziani e così. Il fatto che ci sia un percorso, io lo definisco armonioso, tra le varie strutture, c'è il momento ospedaliero che è un momento particolare, con invece una tutela, che è una tutela territoriale. Un'altra delle cose che noi abbiamo chiamato le 3P, che vuol dire prevenzione, programmazione e partecipazione, dovremmo declinare bene queste tre P, per dire. E poi c'è il discorso anche della unione tra il sanitario e il sociale. Cioè, se si definisce un po' quali sono i punti che per noi sono i punti qualificanti, allora dopo si può vedere come vengono affrontate. Io francamente non lo so, perché la legge è un monumento, sta 833, e ha anche dei momenti pesanti, dove viene proprio dettagliato tutto quanto, i minimi particolari, anche amministrativi o di procedure, così. E il lavoro che ha fatto Fulvio, inserendo i nostri contenuti, diciamo aggiungendo qualcosa nei vari articoli, un po' non fa trasparire molto la novità che vogliamo inserire dentro a questo monumento. E l'altra cosa che mi chiedevo per finire è che tu chiedi dopo
che venga firmato da queste 50.000 persone. E quindi dovrebbero aver letto il testo dalla prima riga all'ultima e condividerla tutta. Ora, così come questo primo abbozzo, mi sembra abbastanza un po' complicato che venga data un'adesione consapevole, messo così in questa forma. Quindi direi che è un lavoro che richiederà il tempo, che il tempo ce lo possiamo anche un pochino permettere, perché se le cose vanno fatte bene, e quindi a partire dalla costituzione di un gruppo di lavoro con che cosa vogliamo mettere in rilievo e come li vogliamo formulare. Non so neanche se è possibile alla legge 883 inserire articoli nuovi di GECA. Insomma, ci sono anche delle questioni, sono domande che mi pongo. Ho finito. Grazie. Allora, adesso ho in lista Silvana, prego. Sì. Allora, parto dal fatto che secondo me la proposta di legge di iniziativa popolare è uno strumento utilissimo, date le condizioni in cui siamo in questo momento storico, perché sono vere tutte le difficoltà che diceva Fulvio, ce le abbiamo tutte davanti agli occhi, ma è anche, se lavoriamo bene, ci dà la possibilità di intessere i rapporti con le persone, quindi attraverso la raccolta di firme recuperare il rapporto con le associazioni, con il sindacato, ma anche con le persone, i nostri vicini di casa, piuttosto che le persone in strada, eccetera, eccetera. Quindi io continuerei a lavorare su una proposta di legge di iniziativa popolare proprio come strumento di connessione con la realtà, con le persone, insomma, quindi con il fatto che possiamo portare fuori e a più diretto contatto con le persone anche il nostro modo, le nostre visioni sulla questione della sanità. Io non sono un'esperta di sanità, quindi volevo intervenire solo su alcuni punti e mi ritrovo molto rispetto a quello che volevo dire con l'intervento di Elisabeth. Nel senso che anch'io, leggendo il grosso lavoro che ha fatto Fulvio e comunque lo sforzo che ha fatto di pensare a come cominciare questo lavoro, penso anch'io che questa bozza sia complicata da gestire nella logica appunto di una proposta di iniziativa popolare. Quello che penso sia utile è quello di costituire un gruppo di lavoro con persone ovviamente che ne sanno di sanità e che quindi possono in qualche modo ricondurre anche le argomentazioni dentro nello sviluppo della bozza di Fulvio, ma anche le cose che stiamo dicendo stasera dentro a una visione che riconnetta un po' tutte le nostre valutazioni. Io ad esempio la cosa che mi sento di dire rispetto alla proposta come è stata formulata è che non mi ritrovo immediatamente in uno dei principi cardine che sono cardine per me oggi, che è quello di tenere insieme la sanità, il socio sanitario e l'assistenziale. Allora noi in una proposta di legge dobbiamo davvero provare a dire questa cosa che sono tre parole ma che ovviamente vanno declinate in una maniera che venga compresa, che la sanità non è una sanità, rischia di essere vista solo come una sanità ospedaliera, una sanità molto definita sul piano dell'intervento medico. Mentre noi oggi abbiamo, anche per l'esperienza che abbiamo appena vissuto, dobbiamo in qualche modo dire che la sanità è anche quel pezzo che connette l'ospedale col territorio,
sulle politiche, sulle gli interventi sociosanitari, ma anche sugli interventi di carattere assistenziale. Non so, noi nell'Odigiano una volta avevamo fatto un documento che si diceva dall'ospedale al territorio, avevamo declinato una serie di linee guida a partire dal fatto che le persone venivano selvaggiamente dimesse il venerdì pomeriggio. Scusate un attimo, mi si sta scaricando il computer, un attimo solo. Stavo dicendo che abbiamo fatto questo intervento, l'avevamo un po' sostenuto, avevamo fatto una avvertenza appunto contro le dimissioni protette, per cui la gente veniva buttata fuori il venerdì pomeriggio dall'ospedale, e avevamo declinato in un documento piuttosto corposo che cosa si doveva fare per tenere legato il territorio, l'ospedale col territorio. Ecco, io immagino anche delle linee guida che dal territorio vadano verso l'ospedale, che tengano conto in una riforma sanitaria di tutti i processi, che dal livello territoriale ci sia poi una presa in carico assistenziale, una presa in carico sociosanitaria per arrivare poi in ospedale e viceversa. Quindi questa cosa la ritengo estremamente prioritaria in un ragionamento dentro una riforma nuova, insomma, che non può essere solo di carattere sanitario. Su questo penso che ci potrebbero dare una grossa mano. Io non so chi tiene i rapporti, se la cosa è possibile o meno. C'erano quel gruppo di giovani medici, quell'associazione di giovani medici. Io ho letto un po' di documenti che hanno fatto loro, soprattutto sulle cure primarie, sulla presa in carico e sulle cure primarie, che mi sembrava un buon modello che tiene dentro le cose che volevo dire, che ho sottolineato. Sulla questione dell'assistenza e della partecipazione, la 833 e poi le leggi successive hanno previsto nei momenti più epici la partecipazione dei sindaci come responsabili della salute territoriale, e al massimo della gloria ci sono state le assemblee territoriali fatte dai sindaci, che però non avevano nessun ruolo se non quello di dire delle cose sull'andamento delle ASL o degli ospedali, ma non avevano nessun potere. Potevano vedere i bilanci, ma non potevano assolutamente decidere, se non attraverso una forza costruita nel territorio, l'indirizzo sociosanitario e sanitario. Quindi penso che in una riforma, in una proposta di legge di iniziativa popolare, ci debba essere questo aspetto importante, che oltre alla partecipazione dei cittadini ci deve essere una partecipazione riconosciuta e fattiva da parte dei sindaci come rappresentanti della salute pubblica territoriale. C'è il tema poi i giovani medici sottolineavano il tema della formazione dei medici, di medicina generale, ma anche di tutti i medici. Anche questo tema penso che debba essere in qualche modo inquadrato e previsto nella nostra discussione. E un altro focus, anche qui lo faccio da persona che non ha competenze, va fatto però sulle professionalità, perché io mi sono occupata di sociale e le professionalità del sociale sono profondamente cambiate, stanno profondamente mutando, anzi pena la morte del sociale se non mutano, e quindi penso che anche nel sanitario ci sia da fare un ragionamento sulla formazione e sul ruolo, sul cambiamento dei ruoli professionali della sanità. Cioè i medici di medicina generale devono cambiare, non possono essere più il medico di medicina generale che conosciamo noi oggi in genere, cioè, non tutti, ma la maggior parte. Ma lo stesso infermiere, oggi sono previsti infermieri di quartiere, eccetera, eccetera, infermieri di territorio. Immagino che altre professionalità abbiano cambiato o stiano cambiando ruoli in relazione
al fatto che le cose cambiano in 40 anni. E quindi anche questo penso che sia un tema da mettere a fuoco. Basta, sono d'accordo anche con alcune cose che diceva la Loretta. Sono cambiate le strutture sanitarie, le strutture sociosanitarie, anche qui va fatto un pensiero. Mi rendo conto che ho solo posto dei problemi, dei temi, l'ho premesso che non ho competenze specifiche, però ecco, forse davvero va fatto uno sforzo attraverso un gruppo di lavoro che metta insieme un po' queste cose. Ho finito. Va bene, grazie. Adesso ho Aldo Gazzetti. Prego. Sì, mi sentite? Sì, sì. Ok. No, io volevo dare proprio un contributo personale. Prima di tutto ammiro il coraggio e l'entusiasmo di Aurora nell'imbarcarsi in un'impresa che secondo me, se non impossibile, perlomeno molto ardua. Il primo ostacolo, secondo me, che è stato sottovalutato è che praticamente questa legge presuppone un cambiamento della Costituzione, del titolo quinto che assegna tutta una serie di funzioni alle regioni, per cui una legge ordinaria non può cambiare la Costituzione. A parte questo, diciamo, ostacolo che non è solo tecnico ma è politico, perché vuol dire proprio indicare non solo l'opposizione all'autonomia differenziata ma tutto un orientamento assolutamente contrario, ovvero a una centralizzazione di poteri per quanto riguarda la sanità a livello centrale. Per cui su questo vedo che non è che c'è tutto una volontà comune, e in altri termini poi bisognerebbe addirittura fare un referendum o trovare una modifica, il percorso di cambiamento della Costituzione, eccetera. Seconda cosa, se posso dire l'atteggiamento, anche perché io sono anch'io di una certa età, per cui ho seguito tutto il percorso anche prima del 78, durante il 78 e dopo, mi sembra che sia molto la proposta, sia molto un ritorno al passato, in senso buono, però dimenticandosi anche cosa c'era nell'immediato dopo 78 e soprattutto il discorso che il ruolo dei comuni non era così tutto rose e fiori. Con questo sicuramente o si crea una struttura legata al comune o alla comunità che riprenda il governo non solo del territorio ma anche dell'ospedale, no? Inevitabilmente non si ha quella filiera politica di governo che va dal territorio all'ospedale, che non si supera solamente eliminando il direttore generale. In altri termini, se il governo è ancora spezzettato territorio, c'è il direttore di distretto, poi c'è il direttore dell'ospedale e poi altro piccolo problema che ha sollevato anche Antonio è il discorso del finanziamento. Nella proposta di legge non c'è nessun elemento che ponga le modalità di distribuzione del finanziamento non solo tra le regioni, ma non solo tra i territori, ma anche in rapporto alla differenza, alle differenze delle determinanti sociali e sanitarie della popolazione. Adesso ci sono le quote capitarie, oppure ci sono la suddivisione tra regioni che addirittura premiano chi ha di più o ha più possibilità di pagamento. Volevo anche, ringraziare
Loretta, che forse ci siamo incontrati nella vita quando era in guardia, se non sbaglio, e nel suo articolo sulla privatizzazione, per dire che la privatizzazione, il privato, è un grosso sasso, non sasso, macigno, montagna, che si pone di fronte, nel senso che, per esempio, io mi sono chiesto, perché qui in Lombardia si vuol fare una riformina reintroducendo il distretto, ma quando nel territorio lombardo ci sono, nel territorio e non negli ospedali, 408 strutture private, no, che presiedono il territorio tra ambulatori, sezioni, laboratori e radiologia e quant'altro, voi capite che se il distretto, meglio il governo pubblico, non governa questo e riesce a governare tutto questo e a limitare la loro espansione, inevitabilmente, come è successo in Lombardia, dove la regione non fa nient'altro che il comitato di affari di distribuzione delle possibilità di affari dei privati. Ultima cosa, un altro, così, scusate se dico le montagne che ci abbiamo davanti, se noi pensiamo che sia un terreno a discesa, penso che non ci facciamo un buon servizio. Un altro macigno davanti, secondo me, io lo chiamo il partito medico, non tanto dei medici, ma il partito delle organizzazioni sindacali dei medici di base, dove il presidente dell'Ordine dei Medici ha detto che non vuole il distretto, che pensa a un'organizzazione privatistica tipo cooperative lombarde, per cui di fronte stanno anche loro approdando a essere non tanto dipendenti dello Stato, ma servitori di più padroni, cioè dello Stato, del privato e di se stessi istituiti come impresa. Ci sarebbero altre questioni, due questioni che come dire, io mi faccio delle domande, poi come qualcuno cerco di darmi delle risposte, ma preferisco avere più domande che sicurezza. L'altra questione è come superare i DRG. Cosa torniamo? A, come dice Remuzzi, a pagare per spesa storica? Ci sono altre soluzioni. Giustamente si dice il rapporto e i risultati. E come facciamo a misurare i risultati? Per cui si può misurare i risultati in termini di salute, però non si può, come dire, abrogare qualcosa e non subito cercare come fare la soluzione. Ecco, mi rendo conto che anch'io non ho dato nessuna soluzione, ma io preferisco, come dire, almeno attenermi alla realtà piuttosto che, come dire, porre le questioni in maniera, come dire, lineare e semplice quando non sono tali. Scusate, ma ho ritenuto dare questo contributo. Va bene, grazie. Io non ho più nessuno in lista. Se c'è qualcuno che posso vuole... Posso dire qualcosa io? Sì, prego. Lino Lelli. Ok, prego. No, a mio parere, dai discorsi fatti, anche dall'introduzione di Fulvio, dobbiamo prendere atto che la più bella proposta di legge che noi riusciremo a fare non avrà probabilmente quell'impatto nei confronti del quadro politico, nel confronto del dibattito parlamentare, eccetera, perché diventi argomento di legislazione, perché diventi argomento di cambiamento reale, diciamo, della normativa rispetto al discorso della sanità pubblica. Ciò non di meno,
abbiamo bisogno di questa proposta di legge, di una proposta di legge perché è uno strumento utilissimo per intrecciarci, incontrare le persone, incontrare le esperienze emergenziali che già sono aperte sul discorso della sanità, perché poi i problemi esplodono, i problemi ci sono, e quindi come anche strumento di orientamento, di aggregazione e di completamento di una serie di riflessioni che a livello locale in tante situazioni si stanno facendo. Certo, dagli interventi che ho sentito, ci sono aspetti che vanno approfonditi, che vanno meglio valutati, che vanno perfezionati, cose che vanno aggiunte, eccetera. Però io credo che noi dobbiamo partire da questo presupposto. La proposta di legge, così come è stata per ora definita, nei materiali che sono circolati, perlomeno dà il senso di quello che noi vogliamo. E quello che noi vogliamo è appunto una sanità pubblica che risponde ai bisogni della popolazione, che non sia prigioniera dei discorsi appunto legati all'aziendalismo, legati all'autonomia differenziata, legati alla regionalizzazione, eccetera, eccetera. Cioè il modello che noi intendiamo, su cui noi intendiamo ragionare. Quindi già il senso di questa proposta di legge è utilissima, perché ci dà la possibilità di cominciare a aprire la discussione e soprattutto anche di orientare su un terreno più generale quelle azioni di resistenza o di lotta che a livello territoriale, a livello locale già si stanno facendo. Ad esempio, ascoltando Fulvio e leggendo i documenti che sono circolati e la discussione che abbiamo fatto, ad esempio, noi a Piacenza all'interno del coordinamento dei comitati di lotta per la salute e la medicina territoriale, nel momento in cui preparavamo e ragionavamo nella preparazione della piattaforma territoriale sulla rete ospedaliera, sulla medicina territoriale, eccetera, abbiamo visto come un discorso, avevamo noi stessi bisogno di un discorso generale dentro cui collocare la nostra emergenzialità locale. Quindi questo è già l'aspetto importante, a mio parere, di questo tipo di lavoro che si sta facendo. Tanto che, anticipo la richiesta, noi faremo a metà ottobre, verso la fine di ottobre, un'assemblea pubblica a Piacenza, provinciale, con tutti i comitati, aperta alle varie associazioni, eccetera, per presentare la piattaforma piacentina. E nel comitato nostro abbiamo ragionato di chiedere al coordinamento nazionale sulla sanità di essere presente a questa assemblea per promuovere la discussione attorno a questo discorso sul progetto di legge che si sta facendo, perché molti degli elementi che Fulvio ricordava intrecciano e sono già presenti in maniera embrionale anche nella vertenzialità locale che stiamo facendo. Quindi io direi, prendiamo intanto buono il senso, poi gli approfondimenti, i perfezionamenti, le virgole, i punti virgole, i capitoli, eccetera, li vediamo strada facendo sulla base dei contributi che si stanno facendo. Però io credo che la discussione sul progetto di legge debba cominciare a uscire da questo livello in cui siamo noi stasera presenti, debba cominciare a essere portato, anche semplicemente come forma di contributo, di discussione, per far capire che la lotta locale può collegarsi e deve necessariamente collegarsi a un'iniziativa di cambiamento generale sul discorso della sanità, perché solo l'avvertenza locale non va da nessuna parte, da sola, ha bisogno di collegarsi. Quindi io direi, prendiamoci ancora del tempo per approfondire e così via, però già il materiale attualmente disponibile lo possiamo usare come elemento di discussione, come metti in confronto anche al di fuori di questo, intercettando le realtà che già si stanno muovendo in questa direzione. Quindi in conclusione, faccio qui la proposta, poi vediamo chi, appena avremo la data, perché stiamo appunto lavorando per avere la sala della CGL di Piacenza per fare questa iniziativa, sarebbe opportuno che a questa iniziativa partecipasse qualcuno a nome del Coordinamento Nazionale sulla Sanità che portasse a questo tipo di contributo. Oltretutto noi in Regione Emilia-Romagna stiamo tentando a fatica di coordinare un po' anche altre realtà che in altre province si stanno muovendo, per ora sul discorso dell'autonomia differenziata, perché sapete che l'Emilia, come altre regioni, si è lanciata in questo discorso dell'autonomia differenziata. Non so cosa riusciremo a fare,
c'è chi propone una manifestazione davanti alla regione, c'è chi... però è tutto da costruire. Però se questa iniziativa sull'autonomia differenziata si collegasse al discorso della proposta di legge nazionale, sarebbe un bel salto di qualità, perché nella proposta di legge nazionale c'è già il discorso critico verso l'autonomia differenziata. Quindi, in sintesi, io non entro troppo nel merito perché non ho le competenze su tutta una serie di argomenti, salvo quelle che sto sperimentando direttamente sul territorio, rispetto alla rete ospedaliera, rispetto alla medicina territoriale, eccetera. Però prendiamo buono il senso, l'urgenza e l'importanza di avere questo strumento, che a mio parere deve essere già in qualche modo, deve cominciare già in qualche modo a uscire, anche se ancora non definito nei dettagli, ma deve cominciare ad uscire. Va bene, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Al momento non vedo nessuno, non so se avete letto quello che aveva scritto Antonella De Pasquale, in cui praticamente lei diceva che la proposta di legge deve essere la cornice di una serie di vertenze specifiche che dovremmo mettere in campo anche costruendole all'interno dei gruppi di lavoro. Tipo la meritocrazia introdotta col decreto Brunetta, la retribuzione di Nicolà tra raggiungimento di obiettivi di budget a loro volta legati a prestazioni numeriche dei DRG che hanno completamente minato la professionalità degli operatori sanitari con la benedizione di ordini professionali e sindacati, così come è stata minata l'onestà intellettuale ottenendo l'omertà e la complicità quando non la collusione a sistemi forieri di corruzione. Niente, effettivamente anche quello che diceva prima Silvana, appunto in relazione anche alle diverse professionalità, effettivamente in 40 anni le cose sono nettamente cambiate, insomma. È chiaro che bisogna, io parlo da infermiere, bisogna un attimino comunque verificare anche anche quelli che possono essere tutti gli aspetti relativi al tipo al tipo di interventi che possono essere poi gestiti dalle diverse figure. La questione dell'infermiere di comunità già è sul tavolo, per cui anche su questo secondo me dovremmo un attimino ragionare, ecco. Non c'è nessun altro ancora. Antonio? Sì. Forse sarebbe possibile magari dire chi si propone per costituirsi nel gruppo di lavoro? Sì, sì, certo. Quella era la cosa... La testa nelle mani. Certo, no, ma era la cosa che volevo appunto poi dire come elemento, diciamo così, direi finale, però sì, diciamo che ormai magari anche come tempi possiamo anche starci. Sì, io credo che sia appunto opportuno fare a questo punto un gruppo di lavoro con più persone con diverse visioni relative appunto a quello che è previsto in 883 e che giustamente appunto Fulvio ha cercato di cominciare a metterci la testa. Appunto io credo che debbano esserci più diciamo tra virgolette specialisti, ecco, per cercare almeno di lanciare appunto un'idea
quantomeno generale e soprattutto utilizzare questo metodo per far sì che si cominci a discutere in maniera più allargata, perché è giusto, secondo me, anche quello che veniva sollevato prima come elemento elemento problematico, cioè il fatto che se la 833 è nata soprattutto da una mobilitazione generale, non dico che dobbiamo essere noi a fare questa mobilitazione, però penso che possiamo, insomma, contribuire almeno a sollevare certi problemi sui quali però bisogna effettivamente far sì che ci sia un certo tipo un certo tipo di dibattito molto più largo. Per cui io appunto direi che sia importante definire chi vuole far parte di questo gruppo. Non so se possiamo già deciderlo noi qui, noi siamo in 17, spero che il gruppo sia un pochettino più largo. In ogni caso, però, chi qui dentro vuole appunto far parte di questo gruppo, credo che, ecco, sia bene che lo espliciti adesso, in modo tale che diciamo nel giro di breve ci si possa almeno vedere per, non so, suddividerci i lavori o vedere un attimino di impostare meglio il lavoro, che non è certo un lavoro da poco. Per cui io chiederei almeno a tutti e 17 gli attuali presenti di dire la loro, e fare proprio un giro molto molto breve per dire se sono d'accordo o meno di far parte di questo gruppo di lavoro. E poi appunto, diciamo, guardando il calendario, diamo una indicazione per quando magari ritrovarci per incominciare a capire come appunto predisporre il lavoro. Per cui non so chi vuole dire due parole per dire se è d'accordo o meno. Io mi ci metto nel mio ambito. Anch'io, Antonio, cioè è chiaro che parlando, avendo letto e stando dentro, ma sempre nell'ambito anche un po' delle esperienze. E certo, dire distretto, casa della salute, territorio, salute della donna, salute dei bambini, vuol dire questo. Certo. Leggo che appunto Marco Caldiroli dice che per la parte della sicurezza sul lavoro c'è. Il grosso problema su questo tema è che l'articolo 33 è stata superata per molti aspetti, il decreto legislativo 81-2008 ha revisionato già ampiamente tali norme che rimangono a sistemare rispetto all'833, il ruolo di INAIL, ex ISPESL, l'ispettorato del lavoro, nonché il coordinamento con gli aspetti ambientali, per cui il Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA e l'ARPA. Appunto la stessa cosa vale anche per quanto mi riguarda, sia da parte più che altro ospedaliera relativa proprio anche alla figura professionale anche degli infermieri. Posso anch'io chiaramente dire la mia, oltre alla parte, come dicevo prima, la parte relativa alla al finanziamento, all'organizzazione generale, insomma, di questa cosa. Leggo ancora da Elena di Fiorino: io e Gina siamo nel gruppo di lavoro sulle case della salute, stiamo lavorando anche sulle RSA nel nostro territorio, non possiamo prenderci questo ulteriore impegno. Va bene. E non so, altri che sono presenti, se vogliono. La prevenzione all'ospedale, Loretta. Ok, ah sì, lotta alla prevenzione anche all'ospedale, scusa, non mi era sfuggito la riga. E poi
Posso dire una cosa? Sì, prego. Beh, io vengo dalla scuola, no? E scuola pubblica, naturalmente. E devo dire che, un po' quello che diceva Aldo Gazzetti prima, la Costituzione ha difeso più la scuola della sanità, anche perché forse non poteva fare altrimenti. Nel senso che gli articoli della Costituzione sulla scuola, uno dice lo Stato istituisce, la Repubblica istituisce scuole di ogni ordine e grado, no? Non dice istituisce ospedali, cosa che pone già un problema. Per cui alla fine è chiaro che il percorso che stiamo facendo è tutto in salita, no? È però un percorso che va fatto, perché è necessario, fondamentalmente. E dice, questo che c'entra con la tua disponibilità? Beh, io non sono competente in materia sanitaria. Sono competente un po' sul concetto di pubblico, no? Pensate che, ora tanto per chiacchierare e raccontare, un anno fa un direttivo provinciale dello SPI di Lucca presentai un ordine del giorno sul concetto di pubblico-privato, dicendo che bisogna sostenere il pubblico, non sanità, in generale il pubblico. E nell'ordine del giorno c'era scritto dobbiamo mobilitarci, sto facendo una sintesi, cioè il sindacato si deve mobilitare per sostenere questa posizione. Pensate che mi fu chiesto, dice, se togli il tema della mobilitazione, l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità, no? Io rimasi perplesso perché effettivamente un sindacato che chiede a chi propone un ordine del giorno di togliere dall'ordine del giorno dopo la mobilitazione mi pone già un grandissimo problema, no? E però quell'ordine del giorno fu approvato, a indicare che una sensibilità in quel caso locale ma confederale, era un direttivo, no scusate, era dello SPCGL. Quindi sensibilità varie nel sindacato ci sono, fanno fatica a emergere, emergono con grande ambiguità, no? Già c'erano prima della pandemia, è chiaro che adesso dopo la pandemia, ecco, la domanda è ma questo lavoro di costruzione, come si fa a farlo senza dire allo SPCGL o alla CGL ma voi da che parte state, no? Sembra quasi di evitare un problema che c'è, no? Che alla fine il problema c'è. E allora alla domanda, ma questa proposta di legge è stata mandata alle organizzazioni sindacali? È stato chiesto un incontro alle organizzazioni sindacali, in particolare SPI, Funzione Pubblica, e CGL, senza aspettare, ecco, perché l'approfondimento è necessario, ma è necessario anche su questi approfondimenti la costruzione di altre presenze che vanno sollecitate, se no corriamo il rischio di approfondire ma di rimanere chiusi noi stessi, per cui alla fin fine è chiaro che chiunque oggi è qui nella limitatezza dei numeri, insomma, non può tirarsi fuori da un percorso necessario, no? E quindi la mia disponibilità c'è, ma poi alla fine il problema resta quello delle grandi organizzazioni sindacali. E vanno stanate, perché rimangono rintanate nei loro fortini, nelle loro sicurezze, nelle loro ambiguità, però sta a noi stanate. Quindi per dire chiedere un incontro a Landini, per dire chiedere un incontro a Pedretti, chiedere un incontro, secondo me sono percorsi da fare, sapendo che si incontrano grandissime difficoltà, noncuranze, trascuratezze, però va fatto, ecco, va fatto contemporaneamente all'approfondimento giuridico, no? Perché corriamo il rischio di fare un percorso separato, no? Parallelo, che alla fine non smuove, ecco. Non smuove perché ci sono questioni centrali come la questione della Costituzione, come dicevo, no? L'articolo 5, come diceva Gazzetti, è anche quello, è una questione centrale.
dall'altra i soggetti che sarebbe necessario coinvolgere, perché senza di loro che speranza abbiamo, insomma. Quindi credo che la questione dell'approfondimento vada di pari passo con la questione della costruzione di alleanze politiche nel senso di fare cose insieme, ecco. Quindi do la mia disponibilità perché non posso fare a meno, ma poi alla fine pongo un problema che è quello di non solo discutere fra di noi, perché, come dire, già il lavoro fatto da Aurora con le indicazioni dette all'inizio sono chiare, cioè voglio dire le cose che ha detto all'inizio Aurora, no? Dirigente, direttore generale, no? Aziendalizzazione, no? Sono talmente chiare, talmente condivisibili che verrebbe voglia, ma non viene voglia di leggersi, di approfondire, no? Perché poi il percorso sarà ostacoli e quindi certo, dovremmo approfondire sicuramente, ma non necessariamente ora, no? Approfondiremo anche quando qualcuno ci verrà accanto e ci dirà, ma insomma, voi che state facendo, no? Per adesso nessuno ha fatto questa domanda, ma voi che cavolo state facendo, no? Credo che invece bisogna sollevare, fare in modo che qualcuno ci chieda questa cosa. E se non sono gli altri a chiederselo, dobbiamo essere noi a dire, guardate, noi stiamo facendo questa cosa. Ora, la manifestazione del 7 novembre sicuramente serve anche a quello. Però le cose si intrecciano e vanno avanti parallelamente. Vabbè, ho fatto un discorso più ampio, però certamente non posso fare a meno di... Posso tirarmi fuori adesso, no? Pur essendo un pensionato della scuola che sulla sanità si rende conto che la commistione che c'è fra pubblico e privato in sanità è inaccettabile. Cioè, io che vengo dalla scuola ritengo un paradosso questa cosa della sanità. Com'è possibile che in sanità siamo arrivati a questa commistione fra pubblico e privato che nella scuola per fortuna ancora non c'è? Certo. Se la scuola a tempo pieno non c'è, se i genitori devono portare i bimbi ognuno a ore diverse, e poi alla fine il percorso di privatizzazione va avanti, la scuola di gerarchizzazione. Quindi non è che la scuola è immune, però la Costituzione difende la scuola e la sanità, ed è un problema. Va bene, è un problema per la sanità, non per la scuola. Io aggiungerei sì, scusa, per le proposte. Sì, volevo soltanto dire appunto che, come dice Marco Caldiroli, appunto noi abbiamo mandato sia alla funzione pubblica CGL sulla base appunto del percorso che comunque già lì è cominciato e che vabbè, dovrebbe vedersi qualcosa il 3 ottobre. Ma anche allo SPCGL abbiamo comunque inviato sia il manifesto che una lettera, insomma, di richiesta di richiesta di contatto. Al momento, però, che io sappia, non ci sono state delle risposte. Non so, probabilmente appunto bisogna aspettare questa famosa data. Appunto anche non è che ci siamo diciamo così chiusi al nostro interno, ma abbiamo già cercato di trovare delle almeno dei fili di contatto. Adesso appunto c'era in ordine di intervento Andrea Viani, poi dopo se vuoi Fulvio intervieni dopo. Sì. Ok, allora Andrea Viani. Mi pongo una domanda e la pongo a tutti. A cosa ci serve una proposta di legge di iniziativa popolare? Ci serve per presentare un progetto razionale più adeguato, migliore
capace di superare i limiti del sistema attuale, eccetera, 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 oppure ci serve per creare una condizione di difesa dei lavoratori, delle masse popolari, da i disastri già prodotti dalle modificazioni del sistema che conosciamo e da quelle che si potrebbero produrre, tenuto conto della pioggia di denari che arriveranno, saranno destinate a apparentemente migliorare il sistema sanitario vigente. O ancora ci serve per dare una prospettiva, un orientamento, un indirizzo ai tentativi di autotutela che la popolazione, i comitati, quelli che sul territorio incontrano in concreto i danni che il sistema sanitario di mercato attualmente vigente produce nelle condizioni di vita e di salute popolare, e appunto ci serve per dare una prospettiva a questo lavoro. Secondo me queste sono le cose per le quali bisogna costruire una proposta di legge di iniziativa popolare. E va costruita, secondo me, indipendentemente dal fatto che riusciremo a raccogliere le firme, dal fatto che ci sono degli ostacoli, come dire, di tipo corporativo che potrebbero contrapporsi a questo lavoro, oppure ci sono delle difficoltà di tipo giuridico, eccetera, eccetera. Certo, tutte queste cose devono essere considerate, ma per l'appunto la funzione è legata all'azione di difesa popolare concreta, e quindi la proposta di legge di iniziativa popolare diventa lo scenario dentro il quale l'orientamento, la prospettiva, l'obiettivo generale dentro il quale si riconoscono e si muovono le azioni particolari. Cioè, se consideriamo la proposta di legge di iniziativa popolare come il livello massimo dell'intervento sulla questione sulla parola d'ordine della nostra iniziativa, la salute è un diritto. Se lo consideriamo come il livello massimo di questa parola d'ordine, che dà corpo prospettico, che dà un'idea generale ai livelli intermedi, cioè alla battaglia che si può condurre su questioni concrete e particolari, laddove queste questioni concrete e particolari diventano drammaticamente urgenti, a livello regionale e poi a livello territoriale, se vediamo appunto la proposta di legge in questo modo, ovviamente comunque la proposta di legge serve, comunque, indipendentemente dal fatto che venga accolta o meno dalle organizzazioni sindacali, cosa secondo me estremamente difficile, non impossibile, ma molto difficile, eccetera. Insomma. Quindi, e tra l'altro, posti in questi termini, un lavoro di questo genere diventa necessariamente un lavoro di lunga lena, diventa tra l'altro un'azione che permette di sondare completamente tutte le difficoltà, le problematiche che tra l'altro dagli interventi che ho sentito, anch'io non sono specificamente competente sulla materia sanità, però cioè, ascoltando gli interventi che hanno approfondito determinate tematiche, mi rendo perfettamente conto del fatto che fare questo lavoro è importante comunque, perché apre una prospettiva, dà una prospettiva alle azioni immediate da un lato e
rappresenta appunto una linea di riferimento di lunga lena. Cioè, secondo me va pensato così, va pensato come un lavoro di lunga lena. In un lavoro di lunga lena, tra l'altro, tenuto conto che l'anno prossimo gli effetti del Covid produrranno un disastro tale dal punto di vista sociale e delle condizioni materiali popolari, inevitabilmente i movimenti di autotutela si porranno di nuovo, magari saranno come dire, molto emergenziali, però si proporranno di nuovo e avranno sempre più bisogno di integrarsi. D'altro canto, che significato ha la proposta di ATTAC di produrre un quadro di riferimento generale, se non appunto quello di tentare di produrre uno scenario dentro il quale muovere tutte queste energie? E se dovesse succedere che queste energie si coagulano, si articolano e si integrano, e di fronte a una situazione sempre più complessa e difficile, potrebbe anche succedere che altre forze, quelle sindacali, eccetera, che sono supinamente integrate o chiuse sugli interessi corporativi della burocrazia sindacale. Io ho fatto il sindacalista per 14 anni e la so lunga al riguardo, sono stato cacciato dal sindacato con Fulvio e la sappiamo lunga al riguardo. Potrà succedere che si determini appunto una condizione di movimento capace di smuovere anche quelle situazioni. Non poniamoci l'obiettivo di smuovere. Certo, questo non vuol dire non sollecitarli, anzi, bisogna assolutamente sollecitarli, ma dobbiamo portare avanti, secondo me, questo lavoro proprio con un'ottica, con un'ottica operativa, con un'ottica pratica. Quindi collegando questa attività con gli altri due livelli operativi, che tra l'altro sono già anche oggetto di attività dei gruppi di lavoro, quello delle vertenze regionali e delle vertenze territoriali, e le quali tra l'altro spesso devono inevitabilmente focalizzarsi su tematiche di contraddizione particolari, emergenti localmente, emergenti regionalmente, ma che hanno bisogno proprio di questo inquadramento. Tra l'altro la partecipazione di un non competente come me e magari di altri non competenti a questo lavoro è comunque importante per l'eventuale possibile contributo che possiamo dare, eventuale, ma anche per il materiale, le suggestioni, i suggerimenti, le indicazioni che possiamo ricevere rispetto al lavoro da fare localmente e regionalmente. Quindi ovviamente io parteciperò al gruppo. Sì, sì, certo, anzi, ripeto, il gruppo non deve essere per forza formato esclusivamente da persone ipercompetenti, perché un occhio esterno è anche molto più diretto su quelli che sono i problemi reali, credo che assolutamente debba esserci appunto per sollevare la questione e anche per trovare metodi per far passare un certo tipo di visione che è totalmente in molti casi diversa da quella che c'è attualmente. Dunque Paolo Sabatini scrive che lei può collaborare per la parte riabilitazione e servizi territoriali, per la sua esperienza lavorativa e per la parte RSA dove attualmente è impegnata anche a livello sindacale. Lei dice che giustamente resta il problema di come rendere comprensibile e fruibile la proposta di legge alle persone a cui chiederemo l'adesione e la firma. Sarà uno degli argomenti di cui chiaramente dobbiamo discutere. Fulvio, prego. Sì, io ricorderei quello che dice l'articolo 71 della Costituzione, comma secondo. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Poi è anche interessante l'articolo 120 della Costituzione che spiega quali sono le possibilità di effettivo intervento.
però, o meglio, è tutta la Costituzione che spiega questa cosa. Ad ogni buon conto, io vorrei chiedere intanto se quelli che sono intervenuti, o anche quelli che non sono intervenuti ma che lo ritengono, di scrivere 4-5 righe sul loro pensiero, in modo tale che non lo perdiamo, no? E quindi vediamo come integrarlo. E d'altro canto, quelli che fanno già parte dei gruppi di lavoro, evidentemente questo non è un gruppo di lavoro separato, perché raccoglie tutto, no? Quello che è il pensiero e il lavoro che ciascun gruppo di lavoro fa, dalla RSA ai servizi territoriali alla questione del personale. Cioè, quindi anche questi per certi versi possono e devono essere all'interno della di questa partita, diciamo, di riuscire a fare una proposta di legge articolata. Naturalmente le difficoltà sono state dette e non sono forse neanche tutte, perché ce ne sono sicuramente anche altre, però abbiamo visto che c'è una possibilità di andare oltre. E quindi con i tempi che ci possiamo permettere di fare qualche altro gradino per arrivare a conclusione. Anche secondo quanto è stato precedentemente detto, e cioè che qui viene fuori qualcosa che cerca di trovare delle risposte che possono essere accettabili e importanti per delle situazioni particolari. In effetti, quello che avevamo detto già nella riunione nazionale generale, cioè il fatto che si deve lavorare a livello locale, e che a livello locale ci sono delle piattaforme locali, che si deve lavorare a livello regionale, per cui alcune piattaforme locali costituiscono un lavoro da portare avanti a livello regionale, e poi a livello nazionale avevamo dato come indicazione la manifestazione nazionale che doveva raccogliere un po' tutto. Ora, la legge di iniziativa popolare è una specificazione un po' della mobilitazione nazionale che si vuole cercare di portare avanti. Adesso ci sono diverse cose che io ho notato richiederebbero di dare delle risposte, casomai un'altra volta, perché mi sembra che siamo stanchi. Volevo semplicemente dire che anche quelli che non si ritengono competenti possono essere importanti dentro questo tipo di lavoro, perché appunto, qualcuno l'ha notato, è abbastanza complesso, ma tutti lo devono capire. Prima ho letto l'articolo 71 della Costituzione. È assolutamente chiaro. Perché le leggi non si scrivono così? Non le capisce nessuno. No. Occorre che noi vediamo se facciamo un'iniziativa, forse non è, questa, quello di fare per fortuna non sono centinaia di pagine per scrivere una legge, ma possiamo vedere di ridurre, possiamo vedere di fare in modo di scrivere delle cose che possono essere capite e magari non ridondanti, no? Perché molte volte si ripetono sempre le stesse. E quindi io proporrei la prossima volta, cioè di ricevere le cose già per iscritto, perché mandarle come al solito a medicinademocratica.org, segreteria@medicinademocratica.org, che Antonio le sintetizza,
mandare gli interventi che si ritengono opportuno e poi fare una seconda riunione in cui si cerca di dare anche una, cioè si cerca di capire di più la discussione che è venuta fuori e quali sono delle possibili risposte che possono essere date e quindi fare un gradino successivo per lo scopo che ci siamo posti. Ok, allora se non c'è nessun altro che vuole intervenire, a questo punto direi che possiamo, come giustamente diceva Fulvio, ognuno di noi appunto scrivere magari due cose relative alla sua visione che comunque ha sollevato anche in questa riunione, anche se la riunione come al solito l'ho registrata, ma secondo me è bene partire proprio da qualcosa di scritto. E se queste cose riusciamo a farle girare entro questa settimana, potremmo magari già i primi di ottobre vedere di almeno trovare una data per diciamo fare questo, appunto questa prima riunione del, chiamiamolo gruppo di lavoro sul progetto di legge, anche se chiaramente il gruppo è aperto a chiunque voglia sentire e anche intervenire su diversi aspetti. Ecco. Non so, io lascerei così, appunto, io chiuderei così la serata, che credo che sia stata assolutamente interessante per tantissimi aspetti. E ci diamo l'appuntamento a questo punto fra una settimana o massimo 10 giorni. Anche 10 giorni. Anche 10 giorni. Bravo, anche bravo Antonio, non ucciderci. Sì, no, ma dicevo così. Ok, se qualcuno non ha mandato la sua mail, ecco, lo scriva adesso in chat in modo tale che così teniamo un attimino i fili di tutto. E niente, per il resto a questo punto ci sentiamo appunto fra 10 giorni, chiedendo un po' a tutti di scrivere qualcosa. Ecco, chiedo a Antonella 2 se riceve già i nostri documenti o se no di scrivere la sua mail adesso in chat. No, io ricevo scusate, sono Antonella 2. Sì. Ricevo le mail. Ho ricevuto la mail con il documento e le convocazioni. Benissimo, allora vuol dire che già ci sei, per cui non c'è bisogno. Va bene, per cui niente, buonanotte, a questo punto ci vediamo. Grazie a tutti. Va bene, ciao. 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 Buonanotte, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.